Cari amici, ben ritrovati. È una domenica che ci vede qui nel mirabile paesello di Schignano. E il Vangelo di questa domenica è la grande parabola del Padre misericordioso, grande perché ci porta al cuore del Vangelo stesso di Luca che ci sta accompagnando nelle domeniche di questo anno liturgico. E sappiamo che la parabola del Padre misericordioso presenta due protagonisti, in qualche modo la fotografia della nostra vita. Nel figlio minore e nel figlio maggiore della parabola risultano chiaramente anche due gruppi che nella società del tempo di Gesù erano agli antipodi: pubblicani e peccatori da una parte, farisei e scribi dall'altra. I primi potrebbero essere più facilmente rintracciabili nel figlio minore, i secondi nel figlio maggiore, anche se non sono sempre ben definibili i confini che racchiudono la vita dei due figli. Perché? Perché c'è un'intesa profonda nel male che si fa. Il male è un minimo comune denominatore che unisce realtà apparentemente opposte. Allora vorrei con voi provare a leggere le due reazioni dinanzi al male compiuto, così come le sentiremo nel racconto del Vangelo. Perché dobbiamo partire da una chiara valutazione delle cose. Entrambi i figli fanno il male. Tutti e due sbagliano. Però mi sono chiesto come leggono il male che hanno compiuto, come fanno l'esame di coscienza. Vedete, il figlio minore legge la sua situazione sfavorevole e proprio per questo decide di ritornare a casa. I salariati vivono bene e io che sono figlio muoio di fame. Chiederò almeno di essere assunto come un salariato. Ci sarà anche per me un posto sicuro. È evidente che questo figlio non ha la coscienza del male compiuto. Lo stile di accattonaggio che lo ha allontanato da casa è lo stesso stile che ve lo riporta. Un puro interesse personale. Guardiamo al figlio maggiore. Il figlio maggiore legge la sua situazione presuntuosamente, addirittura accusa il padre di manchevolezza nei suoi confronti. Ti servo, ti ho obbedito, tu non mi hai mai dato. Sembra quasi emergere sotto sotto una domanda. Forse era meglio facessi come mio fratello. Il primo ritorna a casa per recuperare una sicurezza, il secondo rinfaccia al padre la sicurezza che possiede. Ascoltiamo la pagina evangelica. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro?» Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano. E là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame?
mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo. Mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli disse: Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché l'ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui ha ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Il male può nascere da situazioni o da vicende che sono apparentemente agli antipodi. Ma poiché entrambi partono dalla presunta lettura della realtà, approdano al medesimo errore. La presunta lettura della realtà è quella dettata dall'interesse individuale che nega la verità e quindi nega la possibilità di un rapporto vero. Nascono così i nostri errori, i miei peccati personali nascono tutti da una presunta lettura della realtà che è mossa unicamente da interessi individuali. Gli interessi individuali soppiantano la verità di un rapporto con Dio, con gli altri, con il creato, e non mi permettono di riconoscere quello che mi precede, che ho ricevuto e che ricevo in tutta gratuità. Il mio interesse individuale mi fa fare il calcolo per rientrare in un parametro di sicurezza, oppure diventa una continua recriminazione che fa degli errori altrui un motivo di autoaffermazione. L'interesse individuale porta a dimenticarci che possediamo una dignità filiale, che Dio è sempre pronto a riconoscerci come suoi figli, nonostante i nostri errori. E quindi siamo chiamati a vivere il rapporto con Dio secondo uno stile di verità e non secondo uno stile subdolo e calcolatore. Vedete, quando noi non partiamo dall'amore del Padre per noi, per la nostra vita, per la nostra storia, per la nostra vicenda personale, non saremo mai in grado di leggere la nostra reale situazione. Per arrivare a leggere i miei peccati e per confessarmi in modo fruttuoso, ho bisogno di non partire da un mio calcolo interessato, ma dall'amore infinito di Dio che mi vede sempre come suo figlio e che mi ricorda che tutto è messo a mia disposizione, che Lui stesso si mette a mia disposizione. Se domenica scorsa abbiamo sottolineato che il sacramento della penitenza ci mette nella condizione di cambiare le logiche che guidano la nostra vita, oggi dobbiamo dire che sarà fruttuosa la nostra confessione se nasce
dalla lettura dell'unico vero reale, l'amore di Dio per me. Solo dinanzi all'amore di Dio capisco chi sono e ho, possiedo, raggiungo una lettura reale di me stesso. Vincerò il male solo perché c'è un amore più grande che mi salva. Il vero problema della confessione, vedete, non sta nel manifestare i peccati. Il vero problema sta nel non riconoscere e nel non accettare che Dio e solo Lui possa distruggere il mio peccato. Solo dinanzi al suo amore il mio peccato è veramente conosciuto e annientato. Solo consegnando il mio peccato al suo amore sono salvato, perché il peccato stesso è distrutto. Buon cammino di Quaresima a tutti voi.